riparte, il caffè al banco è servito e così anche i pranzi e le cene all'interno dei ristoranti. Da oggi è cambiato tutto e si è tornati a respirare un po' di normalità. I bevitori di caffè si sono presentati nei bar del lungomare pesarese già dalle prime ore di questa mattina. Si ha ancora l'abitudine di prendere e andare per una questione di sicurezza per questo virus, però insomma dai... Sta andando bene, speriamo sempre meglio. E poi dalle 13 i ristoranti hanno iniziato a lavorare anche all'interno dei loro locali, nel rispetto delle regole anti-Covid. 4 persone sedute per ogni tavolo, se non conviventi, e tra un tavolo e l'altro distanza di almeno un metro. Tanta la voglia di riassaporare i piatti all'interno dei locali anche da parte degli stessi clienti. Abbiamo sfruttato subito l'occasione, quindi un'ora di pausa dal lavoro, subito ristorante per gustare una bella pietanza che era un po' che non lo facevamo. Visto che il tempo purtroppo non è stato dei migliori questo maggio, quest'anno, quindi appena l'occasione l'abbiamo sfruttata al volo, diciamo, sì. Sta andando bene, dai, ancora non sai cosa ci aspetterà l'anno avanti, perché ancora la gente è abituata, un po' paura, un po' timore, fondamentale. Anche perché visto il tempo non ci aiuta. Qualcuno ha lavorato anche con i turisti arrivati a Pesaro per il ponte del 2 giugno. È stato bellissimo, non vedevamo l'ora. Vero ragazzi? Vero. Noi veniamo da Bergamo, siamo qui in vacanza per il ponte del 2 giugno e siamo contentissimi di poter mangiare al chiuso. Tenendo le finestre chiuse non c'è corrente, all'interno si sta meglio in questo momento, fuori dubbio. Si vede gente di fuori, gente stranieri, dovrebbe ripartire bene.